Nel pieno della settimana sanremese, nella settimana televisivamente parlando che più preferisco, per cui anche il video di oggi, come quello uscito lunedì e che vi consiglio di andare a recuperare, sarà dedicato a Sanremo. Ecco quindi uno speciale Sanremo in cui vi parlerò dei 10 momenti trash più belli o più particolari delle varie edizioni del festival. Il Festival di Sanremo è da sempre la kermesse canora più importante per l'Italia e sicuramente uno dei programmi televisivi più seguiti e più chiacchierati del nostro paese. Oltre all'importanza data alle canzoni e lo spazio fondamentale per la musica, sicuramente il Festival di Sanremo è amato e seguito anche perché è ricca fonte di momenti trash e divertenti. Devo dire che negli ultimi anni il Festival di Sanremo ci regala sempre più momenti trash, anche grazie alle varie interazioni con i social che rendono poi questi momenti molto più visibili e chiacchierati. Però andando a cercare negli annali del festival, devo dire che anche le edizioni passate sono state caratterizzate da qualche momento imbarazzante, qualche gaffe o qualche evento che sicuramente è rimasto nella storia. Ho cercato di riassumere un po' il tutto scegliendo 10 momenti tra i più divertenti o più imbarazzanti avvenuti durante le edizioni del festival. Devo dire che il Sanremo 2020, il Sanremo dello scorso anno, ovvero l'ultimo, diciamo, che abbiamo visto, escludendo quello che è in corso adesso, è stato veramente molto prolifico per quanto riguarda il trash e ci ha regalato tantissimi momenti divertenti e dei quali si parla ancora oggi. Ne ho scelti due di momenti secondo me particolarmente trash. Il primo è senza dubbio la vicenda Bugo Morgan e quindi il momento in cui Morgan sale sul palco, inizia a cantare la canzone in gara insieme a Bugo, ma già dalle prime parole ci si accorge che Morgan ha modificato le parole della canzone per parlar male, per criticare Bugo. Quando Bugo se ne rende conto, prende e lascia il palco dell'Ariston, decretando di fatto il loro abbandono, della gara. Il momento in cui Morgan interrompe la sua esibizione e inizia a chiedersi dove sia Bugo è diventato uno dei meme che ancora oggi, a distanza di un anno, è molto presente sui social. Sicuramente la partecipazione di Bugo quest'anno al Festival di Sanremo 2021 scatenerà, diciamo, un ritorno alla memoria di questo evento del 2020 e ci regalerà tanto altro trash. Siamo sempre nel Sanremo 2020, il Sanremo condotto da Amadeus. Per un altro momento che ho scelto, l'esibizione di Elettra Lamborghini in coppia con Mischeta sulle note di Non succederà più. Siamo nella serata delle cover, nella serata dei duetti. Elettra Lamborghini in gara al Festival di Sanremo con Musica e il resto scompare, sceglie di invitare Mischeta e le due si esibiscono sulle note di Non succederà più, brano del 1982 presentato al Festival di Sanremo da Claudia Mori e Adriano Celentano. Inutile dire che l'esibizione della Lamborghini e di Mischeta rimarrà sicuramente nella memoria di moltissime persone, ma anche negli annali del trash. Terzo momento che ho definito trash e che ho scelto tra quelli sicuramente più nella memoria collettiva, si tratta della famosissima Farfallina di Belen. Siamo nel Sanremo del 2012, la 62esima edizione del festival condotto da Gianni Morandi, Rocco Papaleo e Ivana Mrazova, che poi rivedremo in televisione al Grande Fratello.
A causa dell'assenza durante la prima puntata di Ivana, Morandi sceglie di invitare come vallette al festival Elisabetta Canalis e Belén Rodríguez, che lo avevano accompagnato nell'edizione precedente. Una delle scalinate di Belén, quindi la discesa delle scale di Belén nel Sanremo del 2012, rimarrà alla storia come uno dei più sensuali, ma anche più discussi e criticati di Sanremo. Questo perché appunto scende le scale con un abito dallo spacco leggermente esagerato, mostrando la farfallina che ha tatuata in una zona piuttosto intima e facendo gridare allo scandalo perché è ancora oggi rimasto il dubbio che non avesse l'intimo. Quarto momento trash del festival. Sicuramente moltissimi di voi ricorderanno l'edizione del 2010 condotta da Antonella Clerici. La Clerici in generale è nota per le sue gaffe e per i momenti trash che ha regalato ai suoi telespettatori anche in altri programmi televisivi, ma devo dire che durante la presentazione di Sanremo più volte si è ritrovata in momenti particolarmente imbarazzanti. Quello che però ho scelto è un momento trash che non è sicuramente dipeso da lei, ma è dipeso dai risultati della gara e quindi dipeso dalla classifica finale del festival. Siamo nella serata finale del festival e Antonella Clerici sta mostrando la classifica finale per decretare definitivamente il vincitore del festival. Ci fu, ricordo, anche una grandissima critica per il quinto posto di Malika Ayane con Ricomincio da qui. Numerose critiche e una vera protesta dell'orchestra e questo risultato è stato molto criticato in generale. Siamo arrivati al quinto momento trash del Festival di Sanremo e in questo caso ho scelto un altro momento imbarazzante, che avvenne nel Sanremo del 2013 con l'ospitata di Maurizio Crozza al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. Il pubblico dell'Ariston infatti polemizza con la satira di Maurizio Crozza e non sembra d'accordo con la sua ospitata nella kermesse canora, tant'è che l'inizio di fischi e polemiche tra il pubblico fa sì che Maurizio Crozza non riesca ad andare avanti con il suo monologo e sarà necessario l'intervento del presentatore Fabio Fazio per calmare gli animi. Animi che di fatto non si calmeranno, per cui Maurizio Crozza sarà interrotto più volte dal pubblico. Per il sesto momento trash sono andata invece a ricercare negli annali della televisione e sono arrivata al Festival di Sanremo 1983. Negli anni 80 al Festival di Sanremo sarà ampiamente sdoganato il playback. E non tutti i cantanti si riveleranno giustamente d'accordo con l'esibizione in playback. Uno tra tutti, Vasco Rossi, che proprio nel Festival di Sanremo del 1983, durante l'esibizione con Vita Spericolata, decide a un certo punto di abbandonare il palco e lasciare il microfono sul palco proprio per dimostrare al pubblico che la canzone e anche la sua voce sarebbero andate avanti comunque, proprio perché è in playback. Mi sento poi di inserire all'interno dei momenti trash di Sanremo non tanto un momento quanto un'edizione intera, ovvero quella del 1989. A causa di vari rifiuti di presentatori famosi a cui era stata proposta la conduzione del festival, si decide di affidarla ai cosiddetti figli d'arte. I quattro ragazzi
che da spalle del festival diventano in realtà presentatori, si dimostrano del tutto incapaci di condurre e di gestire il palco dell'Ariston. Tant'è che quell'edizione, che comunque è ricordata per canzoni famose e per momenti importanti, come la vittoria di Fausto Leali e Anna Oxa con Ti lascerò e partecipazione di Mia Martini con Almeno tu nell'universo, rimane comunque nella memoria collettiva per il trash che i quattro figli d'arte hanno saputo regalare al pubblico durante la loro conduzione. Voglio ricordare una cosa, prima che me la dimentico io fra l'altro. Questi sono i primi due campioni e che si votano con la cartolina Totip. Prego. E adesso passiamo ai nuovi. Primo nuovo della serata, la Fauci. Allora, nome di battesimo, Stefania. Nome d'arte, solo le Fauci. Segno zodiacale, gemelli. E anche autrice della sua canzone, Tutti i cuori sensibili, come il mio. secondo nuovo della serata, Franco Fasano. È un cantautore e... aspettate, non mi ricordo. Aspira a diventare uno... Adesso ve lo dice. Non è... Aspira a diventare un grande sia come cantante che come autore. E mi sembra che sia sulla strada giusta, visto che non per nulla è a Sanremo e ha più canzoni in gara. Ottavo momento imbarazzante e particolare della storia del festival. Siamo nel 1995, alla conduzione c'è lo storico Pippo Baudo. E il momento in questione è quello in cui sarebbe prevista l'ospitata di Elton John, ma l'artista non si presenta sul palco dell'Ariston. Nono momento trash del Festival di Sanremo. Siamo nell'edizione numero 66 nel 2016. Alla conduzione troviamo Carlo Conti con la modella Maddalena Ghenea e Gabriel Garco. Carlo Conti sceglie di farsi affiancare anche da un valletto uomo, tra virgolette, e le performance di Gabriel Garco sono una più trash dell'altra. Molto spesso l'attore si rivela non tanto spigliato sul palco e colleziona gaffe ed errori una dietro l'altra. Ultimo momento memorabile e trash del Festival di Sanremo è senz'altro uno dei più ricordati e uno dei più famosi, ovvero l'irruzione di Cavallo Pazzo sul palco durante l'edizione del 1992 condotta da Pippo Baudo. Quello che venne definito Cavallo Pazzo è un disturbatore televisivo che durante la prima serata del Festival di Sanremo del 1992 sale sul palco e inizia ad urlare. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti amici telespettatori, amici del Teatro Ariston, benvenuti alla prima serata. Questo festival è truccato, per piacere. Questo festival è truccato, lo vince, e lo vince Fausto Leali, lo vince Fausto Leali. E dai, e ci siamo un'altra volta, dai. Bene, questi erano i 10 momenti trash che ho selezionato per voi riguardanti il Festival di Sanremo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona visione del Festival di Sanremo.